La dieta della longevità, iodio e tiroide. Una conferenza dedicata alla salute per informare i cittadini e sfatare alcuni miti sulle problematiche legate alla tiroide. L'associazione 50 e più La Spezia ha organizzato una conferenza sul tema e ha permesso a tanti cittadini di ricevere nozioni utili per una dieta salutare e per mantenersi in forma nonostante l'avanzare degli anni. È stata una bellissima giornata e ho incontrato tantissimi amici e ho assistito a un evento abbastanza importante. Perché abbastanza? Perché c'era il professore che ci ha parlato della tiroide e c'era la dottoressa che ci ha parlato della alimentazione e la longevità. Durante la conferenza si è parlato di salute, in particolare con un approfondimento sulla carenza di iodio e sui problemi che comporta. Nel 2005 in Italia è stata varata una legge che ha reso semi-obbligatorio l'utilizzo del sale iodato, che ha permesso di avviare un percorso straordinario di risoluzione di un problema che affligge il nostro paese da millenni, cioè la carenza di iodio nell'alimentazione. Questa legge prevede l'utilizzo del sale iodato semi-obbligatorio non soltanto nell'uso quotidiano delle famiglie, ma soprattutto nella preparazione dei cibi che vengono utilizzati nella grande distribuzione. Attraverso questa modifica, l'Italia è passata dall'essere un paese a moderata carenza iodica, finalmente da 2 anni, ad essere un paese a adeguata presenza di iodio nella nostra alimentazione. Alla base della longevità c'è anche un'alimentazione sana e variegata. Con qualche accorgimento è infatti possibile aiutare il fisico a portare avanti i suoi processi naturali, senza affaticarlo. In generale, in un'ottica preventiva, quindi volta sempre alla promozione della longevità, un consiglio fondamentale è quello di evitare il consumo degli zuccheri, quindi di evitare durante la giornata di avere dei momenti in cui si consumano dolci o comunque anche semplicemente pane bianco, pasta bianca, e prediligere prodotti integrali e abbinarli sempre con una fonte di verdure e di proteine, soprattutto legumi, pesce e carne bianca di buona qualità. Fondamentali anche le noci e i semi e l'olio extravergine d'oliva.